Il cantiere è il primo cantiere, diciamo, di super bonus, il 110%, e siamo in via Cicognani, insieme al sottoscritto sono stati i primi che insomma hanno voluto usufruire di questo incentivo statale. E il cantiere è partito nello scorso gennaio, parliamo dell'11 gennaio, e avrà fine indicativamente nel mese di aprile. Le lavorazioni previste sono quelle di rifacimento della coibentazione in copertura e della realizzazione di un tetto ventilato, e coibentazione termica a cappotto, sostituzione di tutti gli infissi con infissi altamente performanti, chiaramente con vetrocamera, e sostituzione degli impianti di generazione di calore con sistemi innovativi a condensazione. E questi sono tutti, diciamo, i lavori di carattere generale del superbonus. Superbonus 110% significa sostanzialmente eseguire i lavori a costo pressoché nullo. Eseguire i lavori a costo pressoché nullo è un vantaggio. L'altro vantaggio, senza dubbio più importante, è quello di poter riqualificare e quindi dare maggior valore agli immobili esistenti, garantendo contemporaneamente comfort e sostenibilità a livello di ogni tipo di intervento che si fa con questo bonus che ci viene offerto dallo Stato. Sostanzialmente quindi si tratta di interventi di potenziamento energetico che portano a garantire innanzitutto un risparmio in bolletta, ma soprattutto maggior comfort per i fruitori degli ambienti. Quindi, diciamo, il contribuente, oltre a essere agevolato dal punto di vista di avere un carico di spese nettamente ridotto, presso pari a zero, ottiene anche sostanzialmente un risparmio in bolletta, proprio perché interventi come la coibentazione termica a cappotto, la sostituzione degli infissi, la riqualificazione dell'impianto di generazione di calore, e tutti questi interventi portano sicuramente ad un miglioramento della prestazione energetica. Diverse le richieste arrivate, come sottolineato dall'ingegner Gambini, per l'attivazione di nuovi cantieri con la formula del bonus 110%. Allora, ad oggi il sottoscritto ne ha 27. Sicuramente si stanno muovendo tutti. Penso di essere stato un veterano, però nell'inizio di questa esperienza, che sta dando le prime soddisfazioni importanti.